venire sul palco al nostro ospite Marco Camisani Calzolari. Un bel applauso. Va bene, allora, eccolo qua. Ehi. Va. Ciao. Siete reali o virtuali qua? Fate vedere, fate così, vedete, siete veri? Siete reali, vabbè, quasi, alcuni li vedo che o sono timidi o sono virtuali. Allora, uno dice, è arrivato Marco Camisani Calzolari, facciamo lo show. No, sapete che io mi occupo di tecnologia, poi la televisione mi ospita per cercare di divulgare queste informazioni alle persone, perché qui siamo nell'industria. Però in realtà sapete che è importante anche che poi le persone, no, si rendano conto, conoscano questi mondi. E prima di entrare dentro il punto centrale, che tra tutte le varie tecnologie, una di quelle più promettenti chiaramente sono quelle legate alla realtà aumentata, alla realtà virtuale, e oggi chiaramente qui le varie aziende presenti fanno quello, ma volevo arrivare lì con due o tre passaggi che magari ci sono utili anche per capire il contesto, no? Allora, una delle cose principali di cui tener conto è che oggi, come sappiamo, è successo che in questi anni il digitale è entrato nelle nostre vite. Ed è entrato nelle nostre vite negli ultimi 10 anni in modo sempre più deciso, per non parlare, e adesso ci entrerò in modo più dettagliato, di quello che ha fatto nei 12 mesi l'intelligenza artificiale. No, che noi la respiriamo con i vari ChatGPT, ma che nel mondo industriale, nel mondo medico, addirittura già 40 anni nel mondo medico, no? È nell'industria, sta facendo cose incredibili e sta portando, accelera tutto in modi per cui non possiamo ignorarlo. Cioè, ma non si può ignorare per davvero, nel senso che a volte magari la nostra percezione è che non lo sentiamo vicino dappertutto, no? Perché vediamo guardiamo il vicino che non innova tanto, quell'altro che non, quello che l'ha fatto nel modo sbagliato, e quindi tendiamo a non farlo troppo. Però in realtà i confini, no, a cui apre sono sempre più incredibili. Pensate oggi alla possibilità che abbiamo di avere a che fare con il resto del mondo con un click, no? Vendere ovunque, trovare clienti, farci conoscere dall'altra parte del mondo, cosa che prima era molto costosa, no? Oppure era molto complicato farlo. E questo chiaramente tocca tutti i settori, cioè non tocca solamente le aziende o delle verticalità o le persone, tocca tutto, e come sapete, come dire, siete qua anche per questo, no? Altrimenti non sareste qua. E tra le cose che cambia c'è ovviamente anche la scuola, il modo in cui impariamo, no? Pensate che banalmente oggi siamo tutti un po' in formazione continua, anche qui, cioè chi si può permettere oggi di non continuare a studiare, ad informarsi? Nessuno. Forse chi insegna o studia storia medievale, forse, ma neanche, perché banalmente, parlando di tecnologie immersive, oggi si può creare un ambiente immersivo che ti faccia rivivere quel momento di storia, e magari il consulente che si occupa proprio di quella storia medievale ha bisogno di essere parte del processo, no? E soprattutto, e qui veniamo un po', ci avviciniamo al nostro centro, nel mondo del lavoro. E qui c'è tanto da dire. Io adesso ho quasi pronto un libro, credo uscirà entro i prossimi 10 giorni, solo 24 ore, si chiama, ed l'editore Il Sole, si chiama Cyberumanismo, e parla proprio di quello che sta accadendo, cioè di quanto oggi questo settore sia disruptive, entra un po' dappertutto, cambia le vite di tutti, e si chiama Cyberumanismo perché l'uomo deve essere al centro, deve mai come oggi, anche perché quello che sta succedendo ovviamente è che l'intelligenza artificiale, come dire, non deve, sono a volte scatole nere e non deve decidere per noi. Questo poi in due parole, no? Il libro in una frase, però è un po' così, e racconta tutta una serie di cose. Non sono qua per vendervi il libro, ma per spiegarvi che ho lavorato molto in questi 7 mesi da quando ho iniziato a prepararlo, proprio per andare a capire come il digitale, nella fattispecie tutto quello che è collegato all'intelligenza artificiale, può e deve aiutare l'uomo, no? Perché si va verso l'automazione anche delle che si portano a casa le persone, non questo tipo di macchine che si guidano da sole, ma ci sono quelle che si guidano da sole, come sapete. E quindi, come dire, queste cose cambiano, no? Ci cambiano davvero la vita a tutti,
E quale industria oggi non è connessa a questo mondo? Qui dentro c'è di tutto, no? Dalla meccanica all'elettronica all'informatica, e per solo per fare un esempio, no? E poi ci sono robot dappertutto, non più solo nelle fabbriche, ma i robot incominciano a essere un po' ovunque. A Londra li abbiamo, che vanno in giro e consegnano. E allora che fine faranno i fattorini? No, questo è uno dei punti che però, come dire, anche nel mio libro cerco di spiegare quanto questo in realtà è proprio una strada di cui, da percorrere, di cui tener conto, in cui l'uomo deve essere aumentato più che sostituito, no? Perché è una scelta. E ho anche un video carino, divertente, così non vi addormentate, che è il video ufficiale del primo personaggio che è stato sostituito da un robot, che è molto carino perché non gira tanto. Metto qua il volume così. E lui sale dell'acqua, ha perso il lavoro Tom, però noi invece bisogna farsi aiutare, quindi un bel topo robot, un bel gatto robot che insieme a noi ci aiuta a diventare sempre più bravi nel prendere i topi. Questo è il senso, no, di quello che bisogna fare. Ecco perché l'uomo deve essere sempre al centro, e questa è una strada che dobbiamo seguire un pochino tutti, perché la collaborazione uomo-macchina è molto forte, cioè ci permette di... E chi non sarà aumentato e non sarà competitivo? Da quelle fisiche, dall'aumento fisico, che non è transumanesimo, per chi conosce questi termini, ma è invece, come dire, collaborazione, perché l'uomo deve rimanere umano. E anche quando si parla di intelligenza artificiale, come dire, intelligenza artificiale generale, quella che pensa, quella che forse avrà coscienza, addirittura anima, forse... Io ovviamente ritengo che non sia possibile, ce ne sono altri così, c'è chi invece pensa che questo sia in arrivo, lo scopriremo. Tuttavia noi rimaniamo noi, perché non vogliamo essere, come dire, sostituiti soprattutto su questo pianeta. E una delle mille tecnologie che ovviamente ha a che fare con tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, chiaramente è legata alle tecnologie immersive. Io tendo a chiamarle tecnologie immersive, e ho fatto l'anno scorso una forte battaglia contro, per chiarire il concetto di termine metaverso, perché è un termine che è stato riesumato da Mark Zuckerberg ed è diventato prevalentemente un termine oggi, come dire, legato ad un brand, legato ad un'azienda. Altre aziende che fanno dispositivi indossabili e mondi legati non lo utilizzano banalmente, no? Quindi ormai è diventato quasi un brand di Meta. Però prima che, come dire, si riassumesse in modo anche un po' forse sbagliato, improprio, con quel termine, c'è sempre stato, come dire, ci sono sempre state queste tecnologie, no? Senza doverle chiamare con un nome un po' così fumoso. E allora vediamole insieme un secondo per capire da dove arrivano, no? Per andare a vedere l'ABC, che ci è molto utile anche per capire poi che cosa fare. Allora, ci sono tecnologie 3D non immersive, cioè quello che voi vedete qui è 3D, no? Cioè non è che i giocatori sono piatti come nei cartoni animati, come nei fumetti, come nei disegnini. No, li vedete in 3D, però sono rappresentati su uno schermo piatto, no? Di due dimensioni. Quindi si rappresenta con la, in questo caso ovviamente è un filmato, ma dico nei videogame, in qualsiasi cosa, si rappresenta delle tre dimensioni come nei videogame, no? Perché c'è la prospettiva, perché i soggetti sono rappresentati, ma non c'è alcuna immersività, anche se si può chiamare un gioco in tre dimensioni, non è certo in due dimensioni. Poi ci sono le tecnologie invece semi-immersive, che sono quelle in cui c'è una parte 3D e una parte fisica, no? E anche qui incominciamo già ad avere un indizio di come potrebbero essere utilizzati, ad esempio, in campo industriale. Ed infine ci sono quelle completamente immersive, che ti fanno percepire il più possibile, siamo solo all'inizio, ma sempre di più ti vanno a coprire i vari sensi e le varie interazioni, no? Quindi
olfatto, tatto, anche l'interazione con gli oggetti, no? Quindi io tocco qualcosa e sento che fisicamente è lì, anche se non c'è, perché ho un dispositivo o qualcosa che oggi sono dispositivi fisici, tra qualche anno saranno neuronali, dove ci fanno la mano non si può chiudere più di così, perché cioè, anche qui entriamo in un grande mondo che sta arrivando e c'è poco da fare, cioè, è lì e arriva sempre più velocemente. Chi non si adegua a livello personale non è un grosso problema, anche se vi ricordo che tutti, forse tutti, vabbè, a parte noi tribuni del digitale, quando sono arrivati i primi smartphone, quando poi sono arrivati i social e poi eccetera, erano in tanti a quelli che dicevano: ma che cosa fai che pubblichi la tua vita? E oggi fanno la foto di ogni piatto che mangiano, no? Per cui, come dire, anche cose che magari apparentemente ci sono lontane, poi alla fine sono più vicine di quello che pensiamo. E una di queste tecnologie fondamentale, forse la più importante di tutte, è la realtà aumentata. Avete visto adesso nuovi visori che escono anche per il mondo consumer, dove alla fine lo scopo, l'utilizzo che vedete quando ne vedete parlare, è quello legato alla realtà aumentata, cioè contenuti aggiuntivi alla realtà. E saranno sempre di più in campo, come dire, industriale, ma anche nella vita di tutti, la normalità, no? E quindi bisogna tenerne conto, c'è poco da fare. E allora il mondo sarà tutto etichettato, no? Vi faccio vedere qualche filmato che ve lo racconta questo mondo etichettato. È normale entrare in una farmacia e vedere delle informazioni aggiuntive, così come oggi, se io cerco il nome di qualcuno che devo vedere, è normale avere informazioni. Se io cerco su Google questa location, probabilmente mi racconta tutta la storia di questo posto. È normale, per noi è normale avere informazioni aggiuntive, non in sincronia, ok, e non in realtà aumentata, cioè le abbiamo nello smartphone, però le abbiamo. Ora, esistono già le applicazioni ovviamente per telefonini che ti permettono di avere informazioni aggiuntive, ma è scomodo, alla fine non le usa nessuno, ma quando saranno i nostri occhiali le cose incominceranno a cambiare. E chiaramente tutto questo avviene anche, certamente nel mondo consumer prima di tutto, ma è un secondo che poi si passa verso quello, come dire, no, aziendale, quello dell'industria. E allora banalmente oggi è normale, come dire, questo è il presente, a parte la rappresentazione futuristica, ma nella realtà oggi è normale, come dire, avere l'applicazione di IKEA che ti fa vedere dove posizionare le sedie, il contenuto aumentato in cui vedi impari e studi su quello, no? Cioè studi su e vedi cose, per chi studia ad esempio medicina, che prima non erano pensabili, no? Non si poteva studiare così, si poteva immaginare. Oggi si può studiare, si può approfondire in questo modo. Infatti la cosa straordinaria è che se avete visto le varie pubblicità in giro o i vari video che circolano dell'ultimo device della Apple, eccetera, sono quasi tutte applicazioni consumer, mentre in realtà il mondo delle applicazioni industriali, e qui tra l'altro di là ci sono dei bellissimi esempi, ha fatto dei passi avanti che quello consumer se lo sogna, è strano, no? Di solito a volte avviene il contrario. E quindi oggi si possono fare cose, come dire, adesso questa è ovviamente il device al contrario, cioè il device è fisico, in questo caso qui aumenta te stesso, non stai indossando più un dispositivo, ma la realtà è aumentata anche qui, perché posso permettermi di scegliere un tessuto, un colore, vedere come mi sta. Immaginate, oggi avete visto tutti quello che oggi è in grado di fare Stable Diffusion, no, intelligenza artificiale. Immaginate tutto questo con quanta facilità. Cioè, se non aveste visto quello che oggi è in grado di fare l'intelligenza artificiale generativa, guardereste questo video dicendo: sì, ho capito, però siamo lontanissimi. Se l'avessi fatto vedere 6 mesi fa, un anno fa, avreste detto sì, ma da lì addirittura, no? Addirittura a far vedere il colore veramente della gonna che svolazza è dura. E poi in ambito produttivo tutto questo può essere usato per, ad esempio, il training, per insegnare a fare, no? I soggetti in 3D, così, cartuneschi, che ti aiutano però a capire le cose, a volte i fumetti semplificano, a queste cose in tempo reale che ti permettono di
sapere dove mettere un oggetto in magazzino, come reagire in caso di incendio, no? Che cosa bisogna fare. E il training così non c'è paragone, non è paragonabile a quello che si fa in aula, dove faccio vedere qualche slide e vi racconto, cioè io vi metto su un visore e vi faccio operare, adesso in questo caso medicina, ma prima ancora l'intervento in caso di incendio, ed è esperienza, perché sapete bene, il cervello funziona un po' così, cioè impara quando c'è connessione, no? C'è anche la memoria muscolare banalmente, e quindi no? Fino ad arrivare a applicazioni di marketing commerciali come queste che ti permettono di, se devi vendere l'aereo e ne vale la pena visto il prezzo del prodotto singolo, fai vedere al cliente tutte le varie, glielo fai visitare. Cioè, chi è voglio dire, quando, se c'è un'azienda che produce aerei, che produce, scusate, in questo caso produce interni per aerei e ha questo tipo di qualità di prodotto, ma il concorrente non c'è, è finito. Cioè, perché devo andare da quell'altro che, dove mi immagino l'aereo, quando questi qua me lo fanno indossare e ci vado dentro, ma non c'è paragone. No? E quindi tutto questo accadrà molto velocemente. E poi ovviamente è l'industria, qui poi abbiamo degli esempi pratici, e qui c'è veramente la trasformazione, no? Perché capite che quando io un componente, un pezzo, un prodotto, no? Lo posso smontare virtualmente, vedo come è fatto dentro, è evidente che io posso operare e posso fare completare dei task che prima richiedevano un'esperienza straordinaria, devo fidarmi, devo fare dei training che oggi possono essere molto ridotti, perché evidentemente alla fine c'è il coso che lo guida, cioè sbagli a non seguire quello che ti fa vedere, ti mette la freccina con scritto guarda, devi fare così, cioè devi premere lì sopra, no? Così come quando in magazzino, altro di solito costo, no? Di gestione delle aziende, e a proposito avete visto tutti i vari video di Amazon dove sono solo robot, e qui invece c'è l'uomo con il suo cervello che lavora e che però è aumentato e quindi sa dove mettere le cose, esattamente, e magari così come Waze calcola il traffico in tempo reale, lui calcola il dove mettere le cose, qui si calcolano le cose in tempo reale, e questo fa tutta la differenza del mondo evidentemente. E questo serve anche per il mondo della manutenzione banalmente, no? Anche lì mandi un tecnico le caldaie, così, cioè mandi un tecnico a aggiustare la caldaia, deve avere una grande esperienza, no? Online quando ho fatto vedere certi video mi hanno scritto sì vabbè ho capito, ma guarda che io aggiusto quella roba lì da 40 anni, ecco bravo, infatti è un grande valore perché l'aggiusti da 40 anni, ma non è detto che andare sul campo sia il modo migliore per usarlo, magari sta dentro un altro posto dove guida in tempo reale 40, cioè il mono super mega esperienzato e trasferisce la sua potenza di esperienza a 40 persone diverse. E questo è il presente, cioè non è il futuro. E per chiudere, non ci sono alternative, cioè non si può pensare di non fare così. Bisogna integrare tutto questo, ognuno lo faccia a modo proprio, per quello che ritiene più opportuno, ma non si possono chiudere gli occhi, perché le invenzioni non si possono disinventare e le innovazioni nel mondo non si possono disinnovare. Questo è il nemico numero uno, tu arrivi con la ruota e uno dice guarda, c'è pure crisi, lasciami stare, non mi rompe le scatole, che c'ho già altri problemi, ecco, e però voi sapete come va a finire. No? E quindi questo è il principale problema, ma volevo una slide positiva per lasciarvi con un po' di positività, ce la si può fare sempre e alla fine standing ovation, ma state pure seduti, era giusto per salutarci così. Bene. Ringraziamo.